Oggi abbiamo inaugurato un'interessantissima mostra di opere grafiche dove ci sono artisti molto importanti come Picasso, Marini, Carrà, De Chirico, Chagall, Miró. È stato particolarmente interessante questa dimostrazione di stampa che abbiamo fatto proprio dal vivo. E infatti l'artista Massimo Di Febo ci ha un po' illustrato tutte le varie fasi tecniche per la realizzazione dell'acquaforte. La lezione è stata molto coinvolgente e il pubblico ha apprezzato moltissimo poter capire tutto il lavoro artigianale che c'è dietro l'acquaforte, che ricordiamo è rimasto invariato nei secoli, cioè non ci sono scorciatoie, l'acquaforte si fa nello stesso modo da quando è nata fino ad oggi. L'arte dell'incisione affonda le sue radici nel passato più antico, nella storia antica, anzi ancora prima nella preistoria. Ci sono molte testimonianze anche di tipo letterario, come la bella descrizione dello scudo di Achille che troviamo nell'Iliade, e poi le tante testimonianze dell'archeologia. Tuttavia è solo nel Rinascimento che l'arte dell'incisione viene applicata alla moltiplicazione delle immagini, ossia viene applicata alla creazione di matrici destinate appunto poi a stampare su fogli di carta. Abbiamo pensato questa sera di chiamare un artista che io conosco da tanti anni, Massimo Di Febo, conosciuto oltre 30 anni fa, che è davvero un grosso incisore, un artista che ha fatto della ricerca della grafica nelle sue varie tecniche e espressioni il motivo più importante della sua carriera artistica. Oltre ad essere un pittore, credo che sia principalmente un valido incisore e anche un cultore della serigrafia materica. Questa sera abbiamo portato in stamperia, grazie al lavoro che si è svolto con l'artista, un torchio che lui ha montato in galleria e dei telai serigrafici per dar modo a tutti coloro che sono intervenuti di vedere i vari procedimenti tecnici che si susseguono man mano che prende forma un acquaforte o una serigrafia. Quindi c'è stata questa visione dal vivo, cosa importante, perché leggere queste cose su internet o su dei libri non è come vedere dal vivo ciò che il lavoro artigianale che richiede la realizzazione della grafica d'autore. E questa sera il maestro Di Febo ha potuto deliziarci facendoci vedere le varie fasi della lavorazione, come da un foglio bianco, piano piano, con vari passaggi, l'opera prende corpo fino a diventare un'opera finale, bella, espressiva, carica e piena di colori. Questa sera in effetti facciamo la stampa d'arte, ma alla fine la stampa d'arte non è che il processo finale di tutto l'iter dell'incisione. E per trasferire il disegno fatto su questa matrice c'è bisogno di un attrezzo che si chiama torchio calcografico, ce l'ho alle mie spalle. Un attrezzo meccanico molto semplice, fatto di due rulli, due cilindri, dove al rullo inferiore trasporta un piano di lavoro, al rullo superiore è il rullo che va a spingere la carta ammorbidita giorni prima in acqua, così quando passerà tra i cilindri la spinta del rullo che esercita sul feltro, il feltro spingerà la carta nei solchi creati dalla matrice, per cui alla fine l'inchiostrazione passerà dalla lastra al foglio di carta. Questo è l'aspetto finale. Ovviamente l'artista non riuscirà mai a vedere l'opera finita se non fa questo passaggio di torchio. Infatti, dopo il primo passaggio sicuramente avrà da fare dei ritocchi
dei ripristini, degli annerimenti, delle correzioni anche in acqua forte, in acqua tinta, perché no anche in punta secca, fino ad arrivare all'aspetto finale della lastra e della matrice che lui poi successivamente deciderà la tiratura da fare. A Firenze, a stretto contatto, lavorano incisori e artisti come Sandro Botticelli, che realizzerà i disegni per un'ora, per Baccio Baldini, attraverso i quali verrà realizzata la prima illustrazione della Divina Commedia. Nell'Italia settentrionale bisogna ricordare almeno il Mantegna, ottimo incisore, e le sue opere insomma oggi sono contese dai musei come il Metropolitan, dove per esempio possiamo ammirare la sua baccanale con Tino, in cui è raffigurato al centro della scena proprio questo Tino traboccante vino con un puttino che cerca di arrampicarsi per poterne bere un po', mentre sul lato opposto c'è una coppia così abbandonata all'ebbrezza appunto del vino. Ad un italiano, al parmigianino, viene attribuita poi l'invenzione di un'altra tecnica, quella dell'acquaforte, sempre una tecnica in cui si utilizza il metallo, ma a incidere non è più il bulino, ma un acido, appunto quello che nel Medioevo si chiamava l'acquaforte. In questa mostra sono presenti diversi acqueforti, come ad esempio acqueforti di Picasso, di Barini, di Birò, e quindi questa prova di stampa aiuta un po' a capire che cosa c'è dietro il multiplo, che magari a volte viene considerato un po' un'opera di serie B, una specie di riproduzione. Spesso c'è questo termine un po' inflazionato della stampa, diciamo questa prova di stampa oggi l'abbiamo fatta proprio per dare un po' l'idea di tutto il lavoro artigianale che c'è dietro la stampa di un acquaforte, ma anche di una serigrafia, di una litografia, per valorizzare appunto questo mondo del multiplo. La mostra che abbiamo è l'occasione per aspiranti collezionisti e nuovi collezionisti e anche vecchi collezionisti di vedere delle opere veramente molto belle, delle opere storiche pubblicate, opere realizzate da questi grandi artisti nel corso degli ultimi 40-50 anni dell'arte contemporanea. Questa serata è stata una serata molto speciale per me, in quanto durante tutti questi anni di lavoro che ho operato sempre dietro le quinte, sempre in silenzio, privo di voce, operando sempre in solitudine, questa sera in effetti ho avuto questa grande opportunità di farmi vedere a questo grande pubblico e sono veramente fiero e sono veramente felice.